Eccoci fratelli e sorelle, buonasera, benvenuti, carovana della pace. Abbiamo iniziato la scorsa settimana il nostro percorso presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice. Abbiamo commentato anche alcune espressioni e frasi che appartengono alla Sacra Bibbia e che nel nostro cammino presso le scuole ogni tanto come pillole, no? Senza in punta di piedi, senza mai esagerare, cerchiamo di proporre. E, devo dire che la platea dei ragazzi è sempre molto sensibile e molto attenta anche a questo tipo di colloquio, a questo tipo di conversazione. Oggi vi voglio proporre, prima di introdurvi nella seconda parte dell'incontro avvenuto a Valderice, vi voglio proporre questa parola di cui abbiamo parlato anche con i ragazzi. E queste sono delle riflessioni spirituali che prendono spunto dalla parola di Dio in determinati momenti della vita e ci propone la lettura quali possono essere. Per esempio, quando ti senti in colpa. Il Salmo, e sono i Salmi 130, 3 e 4, ci dice: se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Ecco, quando leggo questo salmo, devo dire che rifletto su un concetto anche storico, no? Perché qui si parla in questo salmo di perdono, ma con te è il perdono. Dunque, il Dio che noi conosciamo nell'Antico Testamento è il Dio che è severo, che in qualche modo giudica l'uomo per il suo operato. E il profeta che noi conosciamo, i profeti che noi conosciamo, si rivolgono a lui sempre con molto timore, come dice la parola, ma in estrema obbedienza, perché temono il Signore e la sua ira. Il Signore che conosciamo attraverso Gesù, quindi nel Nuovo Testamento, con i Vangeli, è il Signore della misericordia. Dio è misericordioso e in Lui è il perdono di tutte le colpe. Già in questo salmo, la preghiera salmodiaca appartiene all'Antico Testamento, anzi era la preghiera che il Padre suggeriva ai suoi profeti di pregare così, diciamo che intonava nei cuori questi canti, questi salmi. E qui si parla di perdono, quindi il Dio della misericordia, il Dio del perdono appartiene anche al Vecchio Testamento. E ci dice: se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Perché con te è il perdono e così avremo il tuo timore. E quando chiedi perdono, ci dice Isaia al capitolo 43, versetto 25, quando chiedo perdono, quando tu chiedi perdono, io cancello i tuoi misfatti, io il Signore, cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Ancora siamo nell'Antico Testamento, il Signore della misericordia si ripropone. Quindi che il Signore della misericordia venga conosciuto con Gesù, non c'è dubbio che il Dio della misericordia, il Dio del perdono è intessuto in tutta tra virgolette, catechesi, in tutta la parola di nostro Signore Gesù Cristo. Però, come vedete, è anche nell'Antico Testamento. Io cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso e non ricordo più i tuoi peccati. Quando chiedi perdono. Quando noi chiediamo perdono, il Signore ha già dimenticato, il Signore è così felice di riaverci tra le sue braccia che figurati se ancora ricorda il motivo per cui tu ti sei allontanato, io mi sono allontanata da Lui, che è il peccato. Il peccato non è altro che questo, un modo per dividerci da Lui. E ancora, vediamo cosa ci dice quando pensi ad un amico. Un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova trova un tesoro, che poi è un comune modo di dire: chi trova un amico trova un tesoro, no? Lo diciamo spesso, sempre, lo troviamo nei Baci Perugina. In realtà è parola di Dio, Siracide, capitolo 6, versetto 14. Un amico fedele è rifugio sicuro, chi lo trova
trova un tesoro. Quando pensi all'amore più grande, nessuno ha un amore più grande di questo, donare la sua vita per i propri amici. E anche questo è un pensiero meraviglioso che ci fa comprendere, Giovanni, naturalmente, capitolo 15, versetto 13, ci fa comprendere la cosa più bella del mondo, cioè chi vive per i propri amici vive l'amore più grande, perché questo è l'amore più grande, dare la vita per i propri amici, dove per amici si intende l'altro, il prossimo tuo, dare la vita per l'altro, fare qualcosa per l'altro, dedicarti all'altro. È meravigliosa questa parola di Giovanni. Bene, leggo qualche altra riflessione che abbiamo sottoposta anche ai nostri ragazzi, bellissima, ed è la seguente. Quando speri in un angelo, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi, sulle loro mani ti porteranno perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Questo è il Salmo 90, versetto 11 e 12. E anche questa è una bellissima parola. La presenza dell'angelo che ci custodisce, noi preghiamo la preghiera dell'angelo custode, lui è sempre con noi, lui ci tutela, ci protegge, è la nostra anima fedele, l'angelo di Dio che custodisce i nostri passi. Bene, vi lascio adesso alla seconda parte di questo incontro che è avvenuto all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderi. Ci ascoltiamo gli altri ospiti presenti. Vi ripeto che questo è stato un progetto che abbiamo organizzato con tutto l'associazionismo locale per cercare di unire le forze, proporre un progetto forte territorialmente che venisse accolto con entusiasmo dai ragazzi, e vediamo poi quali saranno i risultati, perché ovviamente abbiamo chiesto di comporre un inno a questi ragazzi, un inno musicale. Vedremo quale sarà e poi lo canteremo tutti insieme. Prego la regia e ci Buongiorno a vediamo la tutti, mi prossima scuserete se settimana. io mi alzo quando vedo tutto questo spazio, temo che l'uomo poi costruisca dei muri, quindi io cercherò di questo spazio di utilizzarlo invece ad altri fini, che è quello di avvicinarci ai ragazzi, perché mi sento troppo distante, vi devo dire la verità. Quindi buongiorno a tutti ragazzi, ringrazio intanto la dirigente scolastica per l'ospitalità che ci dà, ringrazio le insegnanti che collaborano sempre ai nostri progetti, spesse volte tantissime, spesse volte li stressiamo probabilmente con tutte le nostre iniziative, però quello è, dobbiamo fare tutto questo insieme. E noi in qualche maniera lo abbiamo dimostrato, noi Lions, il Rotary, il Kiwanis, per la prima volta vi devo dire a Trapani, se quindi in prima assoluta stiamo facendo un'attività di servizio tutti insieme. È proprio questo concetto di natura ideale che ci ha voluto legare in questo momento, che è quello della lotta alla violenza. Un tema che evidentemente abbiamo avvertito subito come un tema importante, proprio per questo l'abbiamo voluto condividere tutti insieme. Non abbiamo mai lavorato insieme, ma questa volta il progetto era importante, era veramente di grande interesse, quindi ci siamo voluti unire tutti insieme per combattere questa violenza. Come lo vogliamo fare? L'indicazione che posso dare io personalmente è quella della forza del noi. Ci dobbiamo unire tutte le persone di buona volontà, tutte le persone che hanno grandi valori, tutti i ragazzi come voi, che avete un bagaglio di valori importanti sui quali dovete costruire, e questa forza ci deve unire tutti insieme per combattere quelle poche persone, per fortuna, che però si fanno sentire molto più di noi. Per combattere quelle persone e cercare di sconfiggerle, avvolgerle semmai nella nostra capacità di essere buoni, di essere bravi, di avere valori, e quindi cercare di cambiare queste persone. La nostra Presidente internazionale ha un motto semplicissimo: cambiare il mondo quest'anno. Però ha detto: non dovete pensare a una cosa straordinaria, dovete pensare a una cosa piccola che ognuno di noi possiamo fare. Se ognuno di noi può riuscire a cambiare il mondo con una cosa piccola, immaginate la forza del noi cosa può riuscire a fare. Quindi l'impegno al quale vi esortiamo è quello di creare questa bellissima canzone, questo bellissimo inno con queste belle parole,
e questo sicuramente ci aiuterà a stare più uniti, perché dopo l'1 marzo, quando ci sarà la premiazione, la canteremo tutti insieme. Grazie per la vostra collaborazione. Grazie, io sono Vito Costa, presidente del Rotary Club Trapani Erice, sono in rappresentanza anche degli altri due club del Rotary Trapani e del BC Mozia. Assieme agli amici del Kiwanis e del Lions abbiamo sposato questo progetto dove vi vede protagonisti, protagonisti di questo progetto Scelgo la Non Violenza siete voi, dove dovete creare questo inno come abbiamo appena detto, dopo il 1º marzo andremo a cantare tutti assieme, quindi andremo a premiare il primo, il secondo e il terzo classificato. Parliamo di non violenza, il tema della non violenza. Io vedevo che in questa scuola già si parla, c'è un cartello, la violenza non è il mio sport, quindi è un tema che questa scuola, ma che tutti i giovani, lo sport, la non violenza, sono delle cose importanti. Vi parlo da ex sportivo, da ex atleta, dove lo sport contro la violenza era spesso nelle magliette che indossavamo durante gli allenamenti o durante le gare. Lo sport è una cosa importante, è una cosa che ci dà formazione, l'impegno, prima dicevano le ragazze dell'handball, Erice, l'impegno quotidiano, il sacrificio quotidiano, non si ottengono risultati se non si ha un impegno quotidiano. Ora l'impegno che metteremo è quello nel creare questo inno, dove magari saremo anche qui noi ad aiutarvi. Più tardi ci sarà Giacinto Renda che vi spiegherà un po' le basi su come approcciarsi alla musica, ma ci sono anche i vostri docenti di musica che vi spiegheranno e che vi hanno già spiegato abbondantemente le basi per queste cose. Quindi la non violenza, lo sport, la non violenza è il noi che diceva prima il presidente dell'Alliance. Il noi è importante perché con l'unione si riesce a vincere, si riesce a superare gli ostacoli con l'aiuto della persona che ci sta a fianco. Speriamo che dopo il 1º marzo saremo qui tutti a cantare magari il primo, il secondo e il terzo classificato di questa scuola. Non rubo più secondi anche perché ci sono anche rappresentanze di altri sport che faranno degli interventi che serviranno anche a noi per capire meglio la finalità della giornata. Grazie anche a Sabrina che è stata la promotrice di questo progetto e che finalmente ci vede uniti, come si diceva prima, tutti i club service della zona. Ma io sono una convinta sostenitrice che l'unione fa la forza, che quando si è uniti e quando si collabora e quando ci si confronta e quando si uniscono i talenti, le personalità, anche i difetti, ma è normale, no? Siamo esseri umani completi dell'uno e dell'altro, quindi il fatto di essere insieme, di lavorare insieme è una grande opportunità, innanzitutto per me personalmente. Perché è la prima volta che questo succede, quindi io in primis devo ringraziare i club che hanno aderito. C'è anche il club Kimonis Erice che non è potuto intervenire oggi e che manca, però siamo 8 club, insomma, che stiamo lavorando per questa ragione. E secondo me è un inizio di tante altre cose che si potranno fare nel futuro. Il motto Memore linquaturum, nessuno viene lasciato indietro, mi piace tantissimo e mi ricorda molto il rugby. Perché se io non sbaglio nel rugby, che è uno sport non molto noto forse nella nostra Italia, bisogna guardare, bisogna passare la palla all'indietro, giusto? Per andare in avanti, ce lo spieghi? Lui è Salvatore Racc e rappresenta il rugby di Trapani. Ciao a tutti, sono Salvatore Racc, faccio parte del team rugby Elimi Trapani. Magari qualcuno di voi può pensare che il rugby sia uno sport violento, però no, nello sport ovviamente non è ammessa la violenza. Può capitare qualche momento di rabbia, questo lo ammetto anch'io, è capitato pure a me qualche momento di rabbia, però solo perché mi sentivo debole in confronto all'avversario. E penso che sia così anche nella vita. Il momento di violenza succede perché ci sentiamo inferiori a qualcuno.
Vi voglio dire che non siete inferiori a nessuno, non sottovalutatevi, non sopravvalutate soprattutto gli altri, perché ognuno di noi è speciale. Quindi ragazzi, guardatevi dentro, perché ognuno di voi è diverso, siete ognuno speciale e diverso dall'altro. Questo, grazie. E vi presento Monia, Monia Di Bella. Lei è invece, pensate, allenatrice pesistica olimpionica. Pensate, questa ragazza, alzati Monia, fatti vedere quanto sei bella e muscolosa. Ciao a tutti, mi chiamo Monia, come è stato detto sono una allenatrice. Sì. Allenatrice di pesistica olimpionica, ci occupiamo anche di Stenatron, che è l'allenamento funzionale. Abbiamo un gruppo dai 7 ai 18 anni, che appunto abbiamo portato già in varie competizioni. Io stessa ho partecipato, sono arrivata seconda a livello regionale. È uno sport particolare, penso che non è molto conosciuto qui in zona. Praticamente il concetto è semplice, bisogna portare un peso da terra fin sopra la testa, il massimo peso che si riesce. E ci sono varie tecniche, diciamo, allenandosi ci si accorge del fatto che ogni muscolo poi contribuisce ad aiutarti a portare sopra la testa questo carico che sembra enorme. Io ho vinto la competizione con 50 kg di strappo da terra fin sopra la testa direttamente e 60 7 kg portandolo sulle spalle e poi sopra la testa. È stato già detto moltissimo sull'argomento sport e non violenza, che è l'argomento di oggi, quindi l'unica cosa mi sento di invitarvi nuovamente focalizzarci di nuovo su che cosa sono i valori che lo sport trasmette, perché secondo me se la violenza, diciamo, è entrata a far parte dell'ambito sportivo, cosa naturale con il passare del tempo. E anche perché abbiamo perso di vista quali sono i valori veramente dello sport. Innanzitutto quello di divertirci, poi anche sì, robustire il fisico, diventare sempre più forti, però soprattutto se ci focalizziamo vediamo che lo sport nasconde tante lezioni di vita e tante regole di convivenza civile nel rispetto soprattutto dei nostri compagni e dell'altro, sia negli sport individuali che anche negli sport di squadra, soprattutto negli sport di squadra. Quindi diciamo, teniamo bene a mente questo, che lo sport in realtà unisce e non divide. Adesso do la parola, prego di venire qui vicino a me, a Giacinto Renda. Giacinto Renda, ve l'ho presentato poco fa, oltre ad essere famosissimo musicista trapanese con gli Extra Large, che è un gruppo famosissimo nel nostro territorio, è anche co-compositore di un inno che oggi va molto in voga, viene ascoltato da tutti l'inno proprio al Trapani Calcio. Lui vi darà dei piccoli consigli molto semplici, comunque a vostra disposizione anche nel futuro, se lo volete, sulla composizione di un inno come ritmo, come melodia, come anche composizione, proprio strofa, ritornello. Prego, Giacinto. Ragazzi, buongiorno a tutti. Mi chiamo Giacinto Renda e mi occupo di produzioni audio. Insieme al mio amico e collega Alberto Aguzzi abbiamo scritto, come ha detto già la dottoressa Braschi, l'inno per il Trapani Calcio unificato a quello della Pallacanestro Trapani. Allora, le linee guida sono poche, semplici, ma vi consiglio di seguirle perché vi possono dare una grossa mano d'aiuto nello sviluppo del progetto che andrete a fare. Prima di tutto analizziamo la parola inno, quindi inneggiare. Cosa significa? Che deve essere una cosa allegra, quindi che abbia un contenuto. Quando si inneggia con veemenza, si inneggia con forza. Per cui bisogna dare enfasi a questa composizione che andremo a fare. Un inno non dura mai tantissimo perché deve essere la sintesi concisa del messaggio che vogliamo veicolare, quindi una breve introduzione se si vuole fare, una strofa e un ritornello. Il punto di forza dell'inno è proprio il ritornello, la melodia deve essere molto semplice ed immediata perché è la parte della canzone che bisogna ricordare.
quindi linea melodica semplicissima, anche con accordi, con giro armonico molto, molto semplice. È quello che funziona di più perché paradossalmente ci ricordiamo le cose semplici rispetto alle cose complicate. Sappiamo tutti che i più grossi successi sono quelli più orecchiabili. Per cui mantenetevi su questa linea e usate roba veramente semplice perché è quella che funziona di più. Il punto su cui mi focalizzerei più di tutti sull'idea del testo. La prima parte può essere una cosa semplice che espone il problema per grandi linee, ma createvi uno slogan per l'inciso, che è la parte proprio fondamentale dell'inno. Quindi deve essere una cosa di grande impatto che abbia uno slogan che colpisca. Questa è la parte più importante dell'inno. Naturalmente vi daranno le indicazioni i vostri insegnanti. Saluto il mio amico professore, buonasera. Vi rivolgerete a loro che sapranno molto meglio di me indirizzarvi musicalmente sulla composizione dell'inno proprio. Quindi io vi auguro buon lavoro e collaborate per farlo, perché vedete, anche loro hanno collaborato per questo progetto, collaborate anche voi perché l'unione fa la forza, ragazzi. Buon lavoro a tutti, buon lavoro. E siamo alle conclusioni. Io voglio ringraziare Maria Vision. Maria Vision è una televisione che rappresento in realtà. Qui c'è Claudio Angelini, che è un nostro bravissimo operatore, regista, cameraman. Maria Vision è una televisione cattolica, perché ha un palinsesto confessionale in realtà, ma aperta a tutte quelle iniziative che portano bene, che portano buone notizie. E quindi l'ho coinvolta in questo progetto perché è bello poter esprimere, trasferire questi messaggi anche mediaticamente. E voglio ringraziare Vittoria Benante, che chiedo di venire qua a fianco a me. Vittoria Benante, voi la conoscerete sicuramente perché è una presentatrice, una conduttrice molto nota qui nel nostro territorio, oltre ad essere la responsabile della comunicazione proprio della Handball Erice. E grazie a lei che oggi questa squadra, con la sua rappresentanza, è venuta qui e verrà prossimamente in altre scuole. Naturalmente tutte stiamo cercando di coinvolgerle, però avere una squadra di Serie A che si mette a disposizione per un progetto del genere per me è un grande privilegio. Quindi non smetterò mai di ringraziare Vittoria e Norberto. Buongiorno a tutti i ragazzi, io poc'anzi ho fatto un breve intervento. Intanto ringrazio te Sabina per aver coinvolto le nostre ragazze, la nostra società. Così come ha detto il capitano, noi ci battiamo sempre per la violenza, per dire stop alla violenza. Io volevo farvi solo una domanda: chi di voi sa cos'è la violenza? Prego, vieni qui, anzi se vuoi, girati verso i tuoi compagni e di cos'è la violenza. Ah, perché deve sentire la TV. Vieni qua, facciamo così, Sabina, aiutami un attimo. E se c'è qualcun altro che vuole rispondere alla domanda di Vittoria, naturalmente venga qui e ascolteremo tutti. No, io da lei voglio sapere cos'è la violenza. Si prepari chi mi deve venire a spiegare cos'è la non violenza. Cos'è la violenza? Allora, la violenza è che non si usa sulle donne perché le donne non si toccano, e poi perché non si usa mai, perché ci possiamo anche ferire molto. La violenza quindi tu la vedi soltanto come un fatto fisico, quindi io ti tocco e questa è violenza. Sì. No? Esiste un altro tipo di violenza. Anche quando ti danno botte, quando ti maltrattano, quando ti bullizzano. Ti bullizzano. E invece chi mi dice che cos'è la non violenza? Un maschietto, che a noi ci servono i maschietti. Vieni qua, dimmi cos'è la non violenza. Come ti chiami tu? Anna. Che classe frequenti? Seconda. Vieni qui un maschietto con tanto di Trapani calcio, che a noi piace tanto il Trapani e ci piace tanto il calcio. Vieni qui accanto a me, come ti chiami e che classe frequenti? Mi chiamo Andrea Busetta, sono seconda. Seconda, cos'è la non violenza? Allora, posso aggiungere una cosa? Certo che puoi. Volevo aggiungere che la violenza non è solo fisica, ma anche e soprattutto attraverso il linguaggio. Quindi spesso e volentieri le parole possono ferire molto di più rispetto ai fatti.
Bravo, ecco, ci sarei arrivata dopo, però tu mi hai anticipato, sei stato molto bravo. Così noi abbiamo due forme di violenza, una violenza fisica e una violenza, sei stupido, non capisci niente, sei... questa è una violenza verbale. Quindi dobbiamo distinguere due tipi di violenza. E che cos'è la non violenza? La non violenza può essere spesso aiutare un compagno o darsi d'aiuto l'uno con l'altro. Bravo, questa è la non violenza, nel senso io accetto, anzi cerco un escamotage di non violenza come ha fatto Gandhi per poter arrivare a un obiettivo. E nel contempo, se dovessi vedere un compagno che ha una sensibilità maggiore rispetto alla mia o rispetto ad altri ragazzi, io tendo ad aiutarlo, giusto? Ok. Quante volte avete sentito parlare di bullismo? Tanto. E quante volte avete sentito, ahimè, dei ragazzi che vengono bullizzati e poi decidono di togliersi la vita? E a quel messaggio, che è forte, perché noi lo sentiamo ed è forte, cosa facciamo? Tutta una serie di temi, perché la non violenza, perché questo, perché quell'altro, noi diciamo no alla violenza, ma quanto di voi hanno detto ai vostri compagni, tu stai zitto che sei stupido? La verità, quanti? Tu stai zitto che sei grosso e sei una balena. Lo dicevano sempre, l'hanno bullizzato allora, scusate intanto le spalle. Anche questa è una forma di rispetto, scusate le spalle. Quindi quando noi andiamo a sottolineare dei comportamenti degli altri, dovremmo prima vedere quello che facciamo noi, giusto? Quindi se io dico al compagno, ma stai zitto che tu sei una balena, quella è una forma di violenza, non è una violenza fisica. Sì, vieni pure tu qui da noi, vieni, vieni. Non è una violenza fisica, però è una violenza che porta pian piano a chi la riceve a sentirsi inferiore rispetto agli altri. E questa inferiorità poi porta a quello di qui sopra, cioè che io posso portare con i miei comportamenti e con le mie parole un mio compagno ad avere un gesto, a fare un gesto non bello, perché si tolgono la vita. Tu chi sei? Io mi chiamo Ginevra e volevo parlare di... Che classe frequenti? Seconda è come allora. Ah, seconda. Ma sono tutte seconde? Ah, ok, quindi è inutile chiederlo, beh. Lei prima ha parlato dei temi delle ragazze, quando si tolgono la vita, ma la maggior parte della gente anche con tutti questi temi praticamente non, è come se non servissero a niente, perché... La maggior parte di loro leggono, ma non capiscono il vero significato del tema. Tuttora esiste il bullismo e anzi, soprattutto in questo periodo, è molto più elevato, anche con tutti questi temi. E quindi quando loro dicono che il tema del bullismo, e quindi il bullismo nelle scuole è accentuato, io, adulto, mi farei qualche domanda in più. Cos'è che noi adulti non riusciamo a vedere e che loro stanno cercando anche oggi di trasmetterci? Questo è un modo per contrastare la violenza anche nelle scuole. Guardare, osservare. Dimmi, vieni qui con noi. Lui è quello che ci ha spiegato chi era Gandhi, quindi lo conosciamo ormai. Vieni. E visto, a me piace perché i dibattiti sono questi, i ragazzi che si alzano e hanno anche un coraggio, perché ragazzi parlare davanti a una platea ci vuole coraggio e loro hanno un coraggio molto forte. Dimmi tutto. Allora io volevo dire che anche se tu vai, le parole hanno un peso come le azioni, se tu vai a istigare qualcuno al suicidio è anche un reato, perché è istigazione al suicidio, quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice, a quello che si fa, perché possono avere anche gravi ripercussioni. Bravo. Io volevo chiedere, facciamo un applauso perché questo sarà un futuro avvocato. Noi già ci abbiamo e gli avvocati fanno sempre bene perché ci aiutano. Quindi, quando noi parliamo, quando noi ci confrontiamo con gli altri, attenzione, le parole hanno un peso specifico. Non è solo l'azione ti do lo schiaffo, che non si fa. È violenza psicologica. Quindi quando noi parliamo con gli altri, cerchiamo di essere gentili, perché la gentilezza non costa nulla. La gentilezza, porgere una mano, un sorriso, sorridete ragazzi, non vi manca niente. Un abbraccio.
ma non soltanto tra di voi, che vi può sembrare adesso stupido dire: ma io che mi metto ad abbracciare il compagno? Sì, non è debole, non si è deboli quando si abbraccia, si diventa più forti, perché l'abbraccio è fatto da due persone, si diventa unite e più forti. Quindi io vorrei pure l'attenzione dell'ultima fila, che capisco che quello che dico non è molto piacevole, non piace, perché l'abbraccio, poi parli di abbracci, dici: ma che io che sono un ragazzino. Eh no, perché l'abbraccio è molto importante, ragazzi. Gli abbracci possono anche consolare, per esempio, un abbraccio di consolazione. Ci sono tanti aspetti, quindi quando voi scrivete sulla non violenza, uscite fuori tutti questi temi. Parlatene con i vostri professori, con la vostra preside, e cercate di capire cos'è che attorno a voi non va bene. E non mi dite se ho rotto il cellulare, perché quello proprio è l'unica cosa che non dovreste neanche guardare, perché c'è un cyberbullismo che è veramente impressionante adesso. Però quando si parla di violenza, analizziamo, perché poi dire Porino si è ucciso, quello non lo possiamo più aiutare. Noi dobbiamo aiutare il vivo e portare i nostri amici a rimanere sempre con noi. Quindi stop alla violenza. Bravi ragazzi. Grande, grande vittoria, vedete la professionalità di una conduttrice, di una presentatrice, di una giornalista. Improvvisato, non l'avevamo concordato, Vittoria, per cui la professione, quando c'è professione. Grazie Vittoria, un applauso a Vittoria Benante, grazie. E vi lasciamo contenti, perché questa scuola ci ha accolto, grazie dirigente scolastico, ci avete accolto con grande affetto, con grande rispetto, grazie per questo silenzio, per queste premure. Grazie a tutti voi, a tutti quanti, io quando chiamo e invito e ricevere questi sì è meraviglioso, perché il tema è importante, è veramente importante. Mi viene in mente, me l'ha fatto venire in mente Vittoria, c'è una frase di Madre Teresa di Calcutta. Io mi occupo di televisione cattolica, quindi avete capito che è un po' la mia formazione, che dice così ed è bellissima, e va poi in un contesto anche, pensate, musicale, perché ne ha fatto Paoliscelli un musical in una canzone, di questa frase che dice: non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via senza essere migliore e più contento. Ed è così che vi voglio lasciare. Grazie ragazzi, buon lavoro.